Manifatture digitali cinema, atto secondo. Sono stati mostrati al pubblico e alla stampa venerdì 2 marzo i nuovi spazi a disposizione delle produzioni cinematografiche nella città del tessile. Manifatture digitali cinema, progetto di Regione Toscana, Comune di Prato, Fondazione Sistema Toscana all'interno della PQ Sensi Contemporanei Toscana per il cinema, erano state inaugurate lo scorso 29 settembre nello storico complesso di Santa Caterina. Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità, c'era stato il varo degli spazi cineportuali, come le sale casting e la sala proiezioni. La novità illustrata venerdì 2 riguarda altri 300 metri quadri al primo piano, con 9 aule e spazi nei quali si sta svolgendo la prima edizione delle botteghe di alta specializzazione, dal titolo Costumi Rinascimento, condotta dal custom designer Alessandro Lai. È svolta in collaborazione con la casa di produzione Lux Vide, che ha investito in questo progetto circa 60.000 euro, la bottega vede impegnate 35 persone nella realizzazione di prototipi di abiti, calzature, gioielli e altri accessori che saranno utilizzati dalle aziende toscane che produrranno i costumi della nuova serie della Fiction TV, I Medici. Devo dire che ho avuto la fortuna di trovare delle persone, degli artigiani che hanno un altissimo livello di professionalità e di capacità e soprattutto una grande passione e un enorme talento con cui siamo riusciti appunto a realizzare quello che era un progetto anche piuttosto ambizioso. Posso chiederti il tuo nome? Daniele Gelzi. Ecco, a cosa sta lavorando in questo momento? Io sto steccando un corpino da donna del 400 appunto perché viene irrigidito in modo da renderlo più vestibile insomma con l'attaccamento della gonna. Ecco, quindi c'è proprio una ricerca storica, a cosa vi ispirate? A dei quadri, a delle illustrazioni? Ma in primis c'è il lavoro del costumista che è appunto la progettazione, l'ispirazione al dipinto e anche la creatività. Poi noi tecnici realizziamo quello che il costumista poi ci passa attraverso il bozzetto. Posso chiedere il suo nome? Dolores. Ecco, cosa sta lavorando? Sto rifinendo questo vestito dall'interno, questo è aperto, avrà poi un pettino qui che è uguale alle maniche. Ma è una nobile o una popolana? Questa è una nobile. Posso chiedere, lei cosa faceva prima di partecipare a questo laboratorio? Ero impiegata e ora sono in pensione. Quindi ora intende iniziare un nuovo percorso? Sì, era una passione che avevo da ragazza, non avevo il tempo e quindi ora invece ho avuto questa opportunità, un'esperienza bellissima. Come ti chiami? Anastasia. Ecco, qual è invece il tuo percorso? Abbiamo visto una signora, lo fa per passione, tu invece ti affacci un po' al mondo del lavoro. Perché mi piacerebbe molto entrare in questo mondo, è che mi considero un artista un po' tuttofare e anche molto creativa e quindi nel senso molto, sì. Ora sto dando un pochino una mano a lui per mettere le stecche, sistemare tutto. Stai imparando, prima di arrivare qui che cosa avevi fatto? Scuola, istituto d'arte di moda e costume, quindi un po' ho fatto i costumi, ho già fatto una piccola esperienzina, quindi... Una bella esperienza trovarsi dentro una produzione reale. Sì, molto bella, è molto interessante e anche fa curriculum, insomma, è una cosa molto interessante. Grande la soddisfazione da parte delle istituzioni che per il progetto Manifatture Digitali Cinema hanno creato la giusta sinergia e saputo fare squadra. Si sta con i tempi, rispettando i tempi che ci eravamo dati, creando un grande spazio, un grande polo che mette insieme tutta quell'arte, perché di questo si tratta, che ha a che fare con il mondo della creazione cinematografica, tutto quello che ci sta intorno, compresi appunto laboratori, momenti di alta formazione, che sono questi nuovi spazi. Per la città è una grande opportunità per la Toscana, è una grande opportunità per tutti coloro che qui vogliono portare le proprie location, che vogliono sfruttare la Toscana come punto di riferimento e per i tanti ragazzi, per i tanti persone che vogliono provare ad imparare un'arte, che vogliono provare a mettersi in gioco. Qui possono trovare tutto questo. Si rivaluta in chiave contemporanea una vocazione di questo territorio, la si reinterpreta e soprattutto si dà formazione a tanti giovani. Qui si fanno meravigliosi costumi, ma chi realizza questi costumi sono tanti giovani che hanno poi avuto accesso ai corsi che sono stati appunto organizzati, corsi come abbiamo visto per costumisti ma anche per orafi, quindi diciamo questa è diventata davvero una manifattura al servizio di coloro che vorranno venire a produrre in Toscana, vorranno
utilizzare questi spazi meravigliosi vorranno godere del valore aggiunto che è appunto quello di lavorare in una regione come la nostra. Adesso l'obiettivo è quello di arrivare al completamento della terza tranche di lavori che porteranno alla messa a disposizione di nuovi ulteriori spazi nei quali si prevede che possano prendere vita progetti legati ai film d'animazione che ben si coniugano alle nuove capacità tecnologiche che Prato sta acquisendo con l'arrivo della nuova rete super veloce in 5G. Tutti quelli che usano la forza del digitale per raccontare i luoghi, le storie, trovano qui casa, trovano qui lab per realizzarlo. Per questo, oltre al plauso al Comune che ha messo a disposizione e adattato questo spazio, l'importanza del finanziamento che il Governo ha dato attraverso la Regione con 15 milioni esattamente per fare di questo punto un punto avanzato che tiene insieme l'inventiva, la creatività, la fantasia di tanti ragazzi, di tanti giovani, ma anche di tante aziende, di tante start-up insieme con la forza delle tecnologie. Qui il 5G rappresenterà esattamente l'esplosione delle potenzialità della nuova tecnologia applicata al racconto video. La presenza di Roberto Cicutto, presidente di Cinecittà Luce, fa inoltre prevedere nuove interessanti collaborazioni tra la struttura pratese e Cinecittà, ente di produzione storico in Italia che dallo scorso luglio è tornato ad essere un braccio operativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. La nuova Cinecittà, che dal 3 luglio è tornata sotto il controllo pubblico, vuole diventare non solo un luogo importante della produzione internazionale, ma anche un grande campus della formazione. Io credo che la formazione debba nascere sul campo, non solo nelle aule, e l'esperienza che si sta facendo a Prato è un grande esempio per tutti. A Cinecittà si racconterà anche nel nuovo museo lo sviluppo tecnologico di 120 anni dei mestieri del cinema e vogliamo concentrarci assieme ad altre istituzioni nei mestieri veri, nell'artigianato, che è quello che ha fatto grande il nostro cinema.